un bellissimo progetto in cui i ragazzi realizzano fiorieri, realizzano elementi di arredo e si prenderanno poi cura anche di tutto ciò che verrà. E quindi avranno, diciamo, una manutenzione continua. È il modo migliore per dimostrare qual è l'attenzione alla cura dei nostri spazi. Il progetto ancora una volta adotta una strada che consente alla collettività di prendersi cura davvero delle proprie istanze e prendersi cura dello spazio pubblico. 7 fioriere e 3 panchine in legno riciclato realizzate da ragazzi con disabilità cognitiva coinvolti in laboratori di falegnameria dal centro di abilitazione Argo. Vico Fiorito di Monte Calvario è da oggi un tratto della scalinata di via Portecarresi a Monte Calvario, trasformato da un intervento promosso dalla cooperativa sociale Libertà di Napoli, spazio di cultura ed educazione non formale per giovani adulti nei quartieri spagnoli, e rientra nell'ambito di riqualificazione partecipata, affidamento e cura degli spazi urbani prevista dal progetto Adotta una strada, in partnership con Fondazione Focus ed Orto Botanico, che ha donato le piante. È un vico che attraverso le sue scale si riempie di essenze arboree, di piante, di fiori, di vita, di comunità, di giovani. È quel modo di intendere il senso di appartenenza alla città che a noi piace. I due quartieri spagnoli di 8 anni fa e quelli di oggi ci sarebbe, come dire, da essere contenti, ma non lo siamo ancora entusiasti, perché c'è ancora da fare. C'è ancora da fare un'attività di bonifica criminale, perché non è accettabile che si possa sparare esattamente in queste zone in cui c'è tutta questa vita, questa vivibilità, questa voglia di riscatto. In questi anni abbiamo dimostrato che i quartieri spagnoli sono il luogo dell'arte, degli artigiani, dei murales, dei bed and breakfast, le trattorie, quindi questo è prevalente. Però ci sono ancora delle persone che evidentemente pensano che sia normale scorazzare di notte e sparare e darsi dei messaggi di lotta tra bande. Di questo ne ho parlato in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ne ho parlato con il Ministro dell'Interno Lamorgese recentemente. Questo è un compito dello Stato e noi pretendiamo che venga svolto con le capacità professionali di cui lo Stato dispone. La città la sua parte la sta facendo fino in fondo, noi siamo grati alle forze di polizia per quello che fanno, ma si deve fare di più. Si deve liberare questo territorio dalle stese, noi faremo tutti quanti la nostra parte, il governo deve rinforzare le forze di polizia che evidentemente non sono ancora sufficienti per dare quel colpo finale in cui il bene prevalga definitivamente contro il male.